Birbone, io ti mando in prigione. La tua è corta. Dopo che hai scontato la condanna, uscirai da questa canna. Si dice vino vinello. Ecco, questa è l'altra. Sei buono e sei bello. Per questa ragione tenete prigione. Beh, io avevo messo solo il vino sei bello. Poi viva Susanna, esce da cagare. No, quando ha scontato la condanna. Quindi quando ha scontato la condanna. Prigione. Oh no. Oh no. Oh no. Vai. Una bella ragazza stava a suonare il pianoforte, no? Suonava divinamente. Mentre stava a suonare entra il fidanzato. Allora mentre si balla rimane sulla soglia della porta e questa... Ah. Ah, insomma ne fa parecchi. A fine finisce, si gira, se ne accorge che c'è il fidanzato. Dice, caro, è parecchio che stai là. Dal primo sospiro. Questa la sapevamo. La sapevi. Dai, dicene un'altra. Però di quando cominci dicela. C'è la reazione a capire. A capena. A capena. A capena. Che? E dai. A proposito dei pianoforti, no? Questa è una barzelletta, è una battuta. Il professore tiene il concerto, suona in modo divino, finisce applausi, lascia dal camerino. La signora, maestro, complimenti, lei è sublime, lei è qua, lei è là. Dice, ma come fa a suonare così bene? Dice, prima, è semplice. Come è semplice? Sì, basta pigiare il tasto giusto al momento giusto. È giusto. O no? Che volevate? Vuole il panino? Non c'è il panino. Finito. Finito. E con quell'altro. Si è improvvisato. No, finisce l'improvvisata. Anche perché con uno dei due se non ti vedo che se n'è andato. Uno è rimasto da solo. Ma casomai, dopo gliela fai il vino. L'altro a pranzo. Mangiano la fettuccina. Poi c'è, in mezzo, c'è la pesciera con due pesci dentro. Due pescioloni. Squilla il telefono, quello va a rispondere, ah, fra, serviti il pesce, io vengo subito. Avevamo finito il primo, quello mi serve il pesce, se più il pesce più grosso, ce n'è uno grosso e uno piccolo. Questo poi ritorna, si piglia il pesce, ah, fra, ammazza, però se prese quello più grosso, ma perché tu scusa, quale mi avresti lasciato? Io devo lasciare quello più grosso, e io quello mi sono preso. Gli altri due amici che vanno a caccia, lo sai, no? Vanno a caccia, a un certo punto uno gli scappa da far bisogno. Io senti, io devo fare bisogno. Ma che devo? No, Pipi, devo fare bisogno. Ci metti dietro un albero, che c'è? Questo sta a coaccia, a un certo punto, ping, viene pizzicato dalla vipera. Oddio, Franco, corri! Che c'è? Che ha fatto? Mi ha pizzicato la vipera! Tutto appizzicato, dici proprio qui sul pisello. Aspetta che telefono subito alla farmacia, cioè il numero della farmacia, dottore, buongiorno, così. Che devo fare? Dice, guarda, portalo subito qui in farmacia che gli fanno l'antivipera. Però nel frattempo pratica un'incisione dove è stato pizzicato da là e poi succhi e sputi il sangue che ti viene in bocca. Succhi e sputa. E capirai, quella è pizzicato là. Dice, come chiese? Allora, attacchi al telefono e dice, che ti ha detto, che ti ha detto? Ha detto, che devi morire. Se non fai morire. Che cazzo devo dire? Tanto la te devi morire. C'è invece un cacciatore, un pescatore. Pescatore. Arriva a tenere tutto il giorno. Oh, mangiate così, ma mangiate. Con sta cazzo di canna, cerca di pescare, ha preso una sega. Alla fine ci abbiamo vaffanculo, chiude tutto, incazzato, ci abbiamo via andato via, faccio una pisciata, si mette lì sulla cosa, a un certo punto una ranocchia, e fai no, chi ha passato la mette nel cestino, va a casa, già tardi, buia, la moglie sta aspettando, do cazzo sei stato tutto il giorno a pesca, per piacere, ma che cazzo è quella roba? Cioè, questa è una rana. Se domani scopro che sa cucinare, tu te ne vai a fanculo. Te la vuoi vedere? Eh beh, sì, questo sì.
non guarda quello che sta appicciando la cespuglia. Arriva la vacca, puffati, e gli acchiappa. Oh, oh, ecco il chiappicato, levo. No, lascia, lascia, lascia. Che occhi grandi. Che occhi grandi. Ah, sai quello di quella che stava con quello? Ma quello stava con quell'altro. Perteci, cazzi. Ma vedi che significa stare con i barbieri? Dai, tutti i momenti, come arriva uno, dice, dai. Ah, sai quello del colonnello Strapico? Colonnello Strapico, sa, passa in rassegna il plotone lascio l'attenti nella caserma, no? Allora salve con l'occhio strapico così, guarda quello con l'occhio è fissato su quell'altro, inquadra il primo, come ti chiami tu? E il secondo, sentendo sugli occhi puntati, soldato, sei zitto tu! E terzo, chi parla?